motore anteriore, naturalmente aspirato, cambio manuale a 6 marce, trazione posteriore con differenziale a scorrimento limitato Torsen. Il tutto in una vera coupé, semplice e aggressiva come usava un tempo. Ecco gli ingredienti principali della GT86 di Toyota, che, come la gemella Subaru BRZ, sembra aver trovato la ricetta giusta per un'auto che non sbalordisce per i grandi numeri o per le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, ma che fa breccia nel cuore degli appassionati per il divertimento vecchia scuola che sa offrire. Una volta seduti al posto di guida della GT86 ci si trova a pochi centimetri dall'asfalto, con un volante quasi verticale e una strumentazione chiara e ben leggibile, con il grande contagiri centrale a sfondo bianco. Dentro la GT86 tutto sommato non si sta affatto scomodi, davanti almeno. I due sedili posteriori invece non sono sufficienti nemmeno per due bambini, causa la quasi totale mancanza di spazio per le gambe, quindi possono essere sfruttati per riporre oggetti e piccole valigie, oppure abbattendo i sedili come un'estensione del bagagliaio che con i suoi 243 litri di capacità risulta più adeguata alle esigenze di una coppia in viaggio. Al regime minimo il 4 cilindri boxer da 2 litri ha un rumore poco coinvolgente, probabilmente perché lo scarico della GT86 non è stato realizzato per fare la voce grossa. Poco importa però, perché il motore della sportiva Toyota è fatto apposta per girare in alto. Grazie alla doppia iniezione, diretta e indiretta, e all'assenza di sovralimentazione ha una risposta all'acceleratore sempre istantanea. Le prestazioni della GT86 sono in assoluto tra le più elevate della sua categoria, con quasi 230 orari di velocità massima e un'accelerazione da 0 a 100 in poco più di 7 secondi, ma il divertimento che regala non ha uguali anche confrontandola con vetture sportive di ben altra cavalleria. Il boxer è reattivo in partenza, intorno ai 2000 giri, poi ha un notevole vuoto fino quasi ai 5000 giri e poi esplode di nuovo in un crescendo entusiasmante fino a quota 7500. Tutto questo, abbinato a un cambio manuale perfetto dagli innesti secchi e dalla corsa brevissima, fa letteralmente riscoprire il piacere di guida d'altri tempi, quando per andare forte era necessario rimanere al regime giusto. In uscita dalle curve in seconda il sovrasterzo è sempre in agguato ed è questa la parte migliore della GT86. Un sovrasterzo dolce, progressivo e facile da tenere a bada. Proprio quello che ci vuole per sentire la vettura tra le mani e non semplicemente farsi portare a spasso dall'elettronica. Alle andature più tranquille però la GT86 non consuma troppo, visto che di media è sempre possibile percorrere tra i 12 e i 13 km con un litro. Insomma, anche nell'uso quotidiano si rivela una sportiva dura e pura che però non fa mai rimpiangere di essere su un'altra auto. E poi, con poco più di 30.000 euro di listino, c'è poco da scegliere, perché alternative orientate al piacere di guida come la Toyota GT86, a questo prezzo, semplicemente non ce ne sono. Ed eccoci alla pagella della nostra Toyota GT86. Design 9, finiture 8, comfort 7,5, motore 9. Prestazioni 9, consumi 8, guida 9, prezzo 9, tenuta dell'usato 8.